L'Abruzzo dell'olio e del vino in partenza per le fiere più importanti di settore, Sol e Vinitaly a Verona dal 25 al 28 marzo. Numeri importanti anche quest'anno per le nostre cantine, 87, che partecipano al Salone Internazionale dedicato al vino, con il sostegno organizzativo del Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo e del Consorzio di Tutela Colline Teramane DOCG. A loro è stata affidata la parte promozionale del programma delle degustazioni. Alla Regione e al Centro Interno delle Camere di Commercio spetterà invece il compito di coordinamento delle aree istituzionali. L'oro verde d'Abruzzo sarà rappresentato al Sol da 28 aziende olearie, con uno stand di circa 500 metri quadrati, impreziosito dai premi ricevuti nell'ambito del concorso Sol d'Oro, al quale hanno partecipato circa 220 oli internazionali e che ha visto diverse aziende abruzzesi conquistare importanti riconoscimenti, dal bronzo alle gran menzioni. L'assessore regionale alle politiche agricole Mauro Febbo. Il Vini d'Italia sta cambiando, la crisi economica sta portando dei cambiamenti importanti. Prima era dal giovedì al lunedì, quindi 5 giorni, oggi dalla domenica al mercoledì. Pare che ci si arrivi anche ad essere fiera biennale come lo è Bordeaux. C'è quest'altra novità, che non ci saranno i premi verranno assegnati a novembre, ma io sono certo che a novembre l'Abruzzo prenderà tante medaglie come lo scorso anno. La presenza dell'Abruzzo al Vinitaly e al Sol si connota anche dalle numerose iniziative che, insieme alle produzioni vitivinicole e olearie, hanno lo scopo di valorizzare le altre eccellenze alimentari, turistiche e dell'artigianato artistico. Il Movimento Turismo del Vino Abruzzo si occupa della gestione dell'area ristoro, proponendo ogni giorno una serie di itinerari per far scoprire le tipicità enogastronomiche regionali, formaggi, salumi, pasta alla mugnaia, dolci tradizionali.